Ciao amici player e benvenuti al nostro Tennis Coffee di oggi. Ormai alcuni campi da tennis sono già coperti perché l'autunno inizia ad andare avanti, il caffè per fortuna è un piacere perché diventa sempre più caldo, ma non c'è piacere più grande che poterlo condividere con voi. E nel contenuto di oggi condividerò qualcosa di estremamente bello e divertente. Ma prima di dirvi quello che condividerò, tanto avete già letto il titolo e lo sapete, quindi è un segreto di Pulcinella, voglio ringraziarvi perché i commenti sono tanti, il fatto che molti di voi dicano che io spieghi le cose in maniera più calma, che spieghi le cose in maniera diversa, che faccia dei contenuti diversi, a me piace tanto, perché i miei contenuti diversi sono tali perché c'è gente molto qualificata che fa dei contenuti appunto classici. E io non mi metto in competizione con loro perché sono veramente bravi. E sono coloro che ho seguito prima di iniziare ad aprire il mio canale, che pian piano è migliorato. Luci migliori, musica spero sempre migliore, qualche gadget per presentarmi a voi. Ma ora basta con le ciance, iscrivetevi al mio canale e datemi un like. A voi non costa niente, ma a me aiuta tanto a far crescere questo canale e ad attrarre attenzione di coloro che potranno fornirmi sempre materiali più interessanti da recensire. Ma oggi passiamo a qualcosa di davvero interessante. Riponiamo la nostra tazza ed eccoci qua. Oggi unboxing. Andiamo ad aprire questa scatola magica perché contiene delle corde per le vostre racchette. Perché una scatola magica? Voglio dirvi due parole prima di aprirla. Intanto è un acquisto che ho fatto io personalmente da Tennis Point. Nessuno mi regala niente, quindi mi sento libero di dire quello che poi realmente penso. E quello che penso di questa scatola è che ognuno di voi dovrebbe acquistarla. Ora, non nello specifico questa scatola con questo contenuto, ma la scatola col contenuto di corde che potrebbe esservi utile. Vi spiego perché. Molti di voi mi chiedono consigli sulle corde e io puntualmente dico: non posso darti un consiglio esatto, avrei bisogno di capire con che corda giochi, con che telaio giochi, che tipo di gioco fai, la tua corporatura, il tuo peso, quello che vuoi dalla racchetta e quindi dal tuo telaio, grazie alla corda che andremo a metterci. Molto spesso non posso dare una corda come risposta, ma una rosa di corde alla quale poi andrebbe anche testata una rosa di tensioni, magari anche dei test di ibrido. Si va un po' per gradi successivi, per successive approssimazioni. Qualcuno mi dice: ma i miei incordatori di fiducia non hanno. E io rispondo: acquista qualche set di corde, provane 5 o 6, quindi limitati a chiedere al tuo incordatore di incordare la corda che gli porti alle tensioni che tu gli dici. Quando avrai trovato la tua corda, la tua tensione, acquisti la tua bobina e fai incordare la tua racchetta alla tua tensione con la tua bobina. Ma se ci si limitasse sempre alle corde fornite dagli incordatori, dovremmo aprire un capitolo molto molto complesso, perché molti incordatori hanno a disposizione pochissime corde, 5-6 al massimo. Sono quelli che alcuni definiscono incordatori di provincia, incordatori di club, incordatori dilettanti, incordatori pericolosi. Un buon incordatore ha a disposizione una discreta rosa di corde. Io a disposizione ne ho oltre una ventina ad esempio, ma su richiesta ne prendo altre. E quando ho a che fare con dei player particolari anticipo: guarda, acquistiamo dei set di corde e li testiamo. Il mio obiettivo non è venderti la corda che ho in casa, il mio obiettivo è farti avere la miglior racchetta possibile per il tuo gioco. Quello mi soddisfa. E un buon incordatore dovrebbe inseguire solo e soltanto questo. A chi di voi mi chiede consigli sulle corde, io do le mie risposte, vi invito a testare altre corde e lì dove vi dicano: ma io non ho questa corda, non ho questo calibro, non ho questo, Tennis Point. Un centinaio di euro sono soldi ben spesi, perché con 100 euro potete acquistare veramente tanti set di corde. Andiamo adesso a fare l'unboxing. Armiamoci di taglierino e apriamo con voi questa scatola delle meraviglie. Io la chiamo scatola delle meraviglie perché ovviamente ogni volta che poi faccio un ordine per me compro delle corde che magari mi hanno richiesto e delle corde che sono curioso di provare, perché non tutte le corde del mondo alla fine io le posso conoscere. Allora iniziamo con i costi. Ho acquistato, ve le dico subito, una corda Polyfibre Omniplay ed è costata appena 5 euro, una Vortex della Prince 5-7 euro, una Super Smash della Kirschbaum
anch'essa 7 euro, sempre a 7 euro della Solincola Outlast, della Polyfibre a 8 euro la Cobra, la Cobra da 12 metri, 13 euro un set di Politour della Yonex, una Politour Pro per essere precisi, 12 euro una Revolve della Wilson, classicissima, e infine sempre della Wilson una Sensation Plus. In più un rotolo di corde ed Lynx Touch calibro 1,30, sono quelle che uso e le ho pagate 90 euro. Veniamo invece a parlare delle corde che ho preso. Tiriamo fuori dalla scatola magica la ed Lynx Touch, bobina da 200 metri, non ne parlo troppo perché ne ho parlato in altre recensioni, è un copoliestere, un monofilamento copoliestere, molto confortevole, potente, ottime rotazioni, non è nato per le rotazioni, ma non scherza assolutamente, e ovviamente, come dice il nome, un gran tocco. È una corda che ha la sua durata e il suo comfort, ma nelle prime 10 ore di gioco tiene veramente bene. Ho provato sia l'1,25 che l'1,30 sui telai più moderni, l'1,30 a mio avviso è la combinazione migliore perché è già molto confortevole, quindi e ha la sua potenza, quindi non mi serve andare a scendere di calibro. Una corda che consiglio a tutti coloro che non vogliano stare a impazzire, perché con questa corda ci si trova quasi sempre bene, dà di suo molta potenza, non è nata per la potenza ma non le manca, motivo per cui chi magari voglia una corda ancor più da tocco, ancor più agonistica, con la Lynx Touch potrebbe non trovarsi al meglio. È una corda nata per Id Boom fondamentalmente, anche il colore ci si avvicina molto, il testimonial Coco Goof, è una bella corda, io la uso per le mie racchette quasi sempre, è quella che uso quando voglio andare a colpo sicuro. Prendiamo adesso questa Kirschbaum Super Smash Orange come colorazione, corda tedesca, vanta molte proprietà. Io ho preso il 7 da 12, non ho mai utilizzato una Kirschbaum, è un copoliestere, è una corda quindi abbastanza interessante da provare, non ho una recensione da dare, promette ovviamente potenza, controllo, promettono tutte le stesse cose. Sono curioso di provarla, sicuramente è una ditta che sta facendo una buona campagna di promozione soprattutto per gli agonisti, i quali possono iscriversi autonomamente al sito e in base alla loro classifica avere una scontistica sulle corde Kirschbaum da provare. Passiamo alle due Wilson che ho preso. Ho preso la Wilson Revolve e la Wilson Sensation Plus. Che differenza c'è? La differenza principale sta nel fatto che le Revolve sono un monofilamento, le Sensation Plus un multifilamento. Le Sensation Plus costano parecchio perché oltre alla struttura classica del multifilamento hanno anche una sorta di, chiamiamola, maglia metallica, ora non prendetemi alla lettera, non hanno un'armatura, ma grazie a questa maglia metallica promettono una miglior durevolezza per essere un multifilamento. Diverso è il concetto delle Revolve Spin, delle Revolve insomma in genere, sono dei copoliestere moderni, quindi è una corda molto valida che promette una buona durevolezza nel caso di spin e buone rotazioni. Quindi è una corda ottima per il giocatore di club che alla fine non sta a cambiare incordatura ogni 5 minuti. Vediamo che altro c'è nella nostra scatola, iniziamo a tirarle fuori un po' tutte, dai! Prince Vortex. La serie Vortex della Prince è un monofilamento e ha sempre avuto ottime recensioni, nonostante il costo non altissimo. Si presenta in colore simpatico, rossastro, e una confezione abbastanza sgargiante. Ha una sezione esagonale, sono le sezioni che vanno molto di moda, che danno molto spin quindi, e quindi anche molto controllo su un telaio moderno. Ovviamente ho scelto anche qui un calibro 1,30 gauge 16. Voglio provare questa corda perché me l'hanno richiesta sinceramente, in quanto ha delle buone doti di durevolezza. Corda che invece assolutamente non conosco, e guardate, la curiosità è fondamentale. Se voi non provate corde, voi non avete idea di quello che potete fare o non fare col vostro telaio. Inoltre, se su un telaio X con una corda Y voi avrete delle sensazioni, la stessa corda su un altro telaio dà altre sensazioni. Però attenzione, se sentirete una corda morbida, plasticosa, su un telaio X qualsiasi, non è che cambiando telaio la corda cambi completamente, quindi avrete sempre l'idea che una IsoSpeed Cream sarà un monofilamento morbido rispetto magari a una Edlinx Tour, che invece è un monofilamento tosto. Non è che cambiando racchetta uno diventi morbido e l'altro tosto, viceversa. Ed ecco perché è molto interessante fare questi studi. Questa Polyfib Cobra è una corda che promette grandissima potenza, è un copoliestere molto moderno, quindi tecnologie molto moderne. Farò un video in cui parlerò di poliestere
copoliestere, perché i monofilamenti non sono assolutamente tutti uguali, però questo è un copoliestere, quindi una corda di concezione molto moderna che a suo dire ha delle promesse di potenza e comfort molto elevate. Mi piace quando fanno queste promesse, perché poi mantenerle non è sempre facile, o se fosse facile ne sarebbe a discapito della durabilità, che in effetti è indicata come la qualità maggiore. Però attenzione, nessuna azienda mai dirà che qualcosa fa schifo della sua corda, quindi sta a voi poi provarle. A guardarle sono buoni anche i monofilamenti di 15 anni fa, ma non è così esattamente, sono ben diverse. Veniamo un'altra polyfiber che ho preso, in questo caso la Omniplay. Volevo introdurre un altro economico multifilamento nelle corde che io ho a disposizione e quindi mi sono incuriosito e l'ho voluta prendere. Non la monterò sulla mia racchetta, ovviamente, la monterò a qualcuno che invece ama testare il multifilamento, che in realtà è una corda molto economica. Ultime due, sono due corde molto gettonate, la Polytour Pro e la Solinco Outlast. Sono entrambi dei monofilamento. La Solinco si propone di essere una corda durevole e giocabile, e solitamente le corde Solinco sono anche abbastanza dure da incordare, sono belle toste. Io solitamente la Turbite, ad esempio, non la metto a chi gioca a livello prettamente amatoriale domenicale, perché è comunque una corda abbastanza tosta. Questa Outlast non la conosco. Invece si fa un gran bel parlare della Polytour Pro. Io ho consigliato più volte la Strike, che è una corda più dolce, potente, dolce, eccetera. La Polytour Pro però è una delle corde più usate anche a livello di professionisti, è una corda molto molto amata. Si propone essere anche una corda abbastanza dolce, oltre che durevole, ha delle belle qualità. Yonex solitamente non ama dire fesserie, è una bella corda la Polytour. Costicchia, ma neanche troppo, ed è uno dei motivi per cui l'ho comprata, perché me l'hanno chiesta, ma in realtà non l'ho mai montata perché non l'avevo in casa, e sinceramente questa qua la dedicherò invece a me perché la voglio provare. In definitiva, il concetto che voglio trasferirvi con questo unboxing molto molto semplice, il cartone ormai è stato unboxato, quindi diventa un cartone della memoria, provare. Fatevi un bel regalo, con 50, 60, 100 euro potete acquistare parecchi set di corde, i costi vanno dai 5-6 euro ai 12-13, ovviamente il set di corde è relativamente più costoso della bobina. Ma cosa succede una volta che vi provate i set di corde? Avete modo di provarne 10 ad esempio, miscelando appunto il set a 6 e il set a 12, aggiungendoci anche il costo di incordatura, l'incordatura ne parleremo, a un costo medio, miscelando questi due costi in un annetto, quindi giocando un mese con ogni set di corde, avrete modo di farvi una bella cultura sulle differenze tra i monofilamenti, tra le varie ditte, tra un copoliestere e un poliestere. Vi farete veramente un'idea chiara, inizierete a farvi rispettare dal vostro incordatore e inizierete a essere molto più autonomi nella scelta delle corde per il vostro telaio, o essere in grado di capire meglio i consigli dell'incordatore. Questo è, a mio avviso, un ottimo investimento per il vostro tennis, perché se è vero che il vostro tennis siete voi, è anche vero che il vostro attrezzo è fondamentale per giocare bene, e che al di là del telaio, tra i vari fattori che compongono l'attrezzo, uno dei fondamentali, il più fondamentale oltre al telaio, sono le corde. Molti pensano a cambiare telaio, pochi pensano a cambiare le corde. Con 100 euro voi non cambiate telaio, comprate un telaio usato, per carità, un ottimo telaio usato, due ottimi telai usati, ne ho parlato in altri miei video. Ma quello che con 100 euro voi potete fare non è solo comprare dei set di corde, è acquistare cultura. Voi state acquistando la cultura per il vostro tennis, quindi non pensate sempre a cambiare telaio. Avete il vostro telaio vi dà un range di risultati. Prendetevi un anno di tempo, prendetevi 100 euro di investimento, fate un bell'ordine da uno qualsiasi dei siti online, acquistate dei set, testateli. Avete un anno di tempo per capire a parità di telaio come cambi il vostro gioco semplicemente cambiando le corde. Alcune vi faranno schifo, altre vi entusiasmeranno, ma attenzione, alcune vi faranno schifo e continueranno a fare schifo durante il periodo di test, altre vi entusiasmeranno ma si scaricheranno e faranno schifo, e inizierete di lì anche a capire la reale durata di un set di corde, di un'incordatura, sul vostro attrezzo e per il vostro gioco. Perché ci sono alcuni player che un set di corde lo distruggono in poche ore, altri che invece riescono a portarlo a rottura, ma rottura nel senso che le corde fanno 40, 50, 60 ore e alla fine si rompono per cedimento
per vetustà, per tante altre ragioni. In definitiva, investite qualche spicciolo non nel classico cambio di telaio, ma nel cambio di quello che è il 50% del telaio. Vi costa meno e vi fa imparare moltissimo. Cultura che poi trasferirete su tutti gli altri vostri telai. E a questo punto lascia che ti chieda nuovamente un like a questo video, di iscriverti al mio canale e soprattutto continua a seguirmi, perché io in comune con te ho la passione per lo sport più bello del mondo, il tennis.